Salve a tutti! Oggi vi porto le esclusive anticipazioni della serie Terramara, che vi terranno incollati allo schermo da lunedì 26 a venerdì 30 giugno. Ma prima di immergerci nelle ultime emozioni, voglio ricordarvi che questa sarà l'ultima settimana di Terramara, prima della pausa estiva di 2 mesi. Durante questo periodo potremo goderci la nuova serie My Home, My Destiny, che debutterà da luglio sui nostri schermi. Nell'appassionante episodio del lunedì 26 assisteremo a un momento cruciale nel tribunale, dove Demir prenderà una decisione che cambierà tutto. Rivelerà che Zuleya non solo gli ha sparato, ma lo ha fatto sotto una serie di circostanze forzate e manipolazioni. Questa rivelazione porterà alla sua liberazione dalla prigione, ma le conseguenze saranno più profonde di quanto si possa immaginare. Una volta tornato nella sua dimora, Demir trasformerà la vita di Zuleya in un inferno, dichiarando che non è più sua moglie, ma solo una serva insignificante nella tenuta. Le sue istruzioni saranno chiare, dovrà comportarsi come tale. Questa decisione scioccante getterà Zuleya nell'abisso della disperazione e della solitudine. Nel frattempo, Unka riuscirà finalmente a scoprire il nascondiglio dei bambini grazie a Uzum, e ciò che scoprirà sarà un colpo al cuore. Demir ha affidato i suoi preziosi nipoti a Sevda, l'amante di Adnan. L'ira di Unkar sarà incontenibile e affronterà immediatamente suo figlio, dichiarandogli che non potrà mai perdonarlo per ciò che ha fatto. La rabbia consumerà Unkar e senza esitazione ribadirà che la tenuta appartiene ancora a lei e ordinerà a Demir di lasciarla immediatamente. Determinata a riprendersi ciò che le spetta, Unka si dirigerà da Sevda, decisa a riportare i bambini nella tenuta e a creare una nuova vita con Zuleya al suo fianco. Nell'episodio emozionante del 27 giugno si dipana una trama avvincente. Beice, desiderosa di scatenare l'ira infuocata di Mosgan, si rivolge alla signora per creare una lettera falsa, imitando alla perfezione la calligrafia di Zuleya. Questa missiva, scritta come se fosse di Zuleya, rivela un amore appassionato per Ilmaz e svela l'oscuro segreto di Adnan, il figlio di Zuleya, tenuto nascosto fino ad ora. La lettera, letta dalla dottoressa colma di rabbia, sembra provocare una sola soluzione per porre fine a tutto questo intrigo, la morte di Zuleya. Mosgan, spinta da una miscela di furore e determinazione, decide di agire di sua spontanea volontà e invia una falsa lettera a Zuleya, fingendo di essere Ilmaz, e fissa un appuntamento in una foresta non lontano dalla tenuta Yaman. Zuleya, animata da speranze e convinta di incontrare Ilmaz, si avventura verso il luogo dell'appuntamento. Ma sorprendentemente si trova faccia a faccia con Mosgan, che estrae una pistola e la punta verso di lei, costringendola ad affrontare un crudele destino, l'impiccagione con una corda. Nessuno potrebbe dubitare che si tratti di un tragico suicidio. Manipolata da Beice come una marionetta nelle sue mani, Mosgan compie un gesto estremo, mentre Zuleya è costretta ad accettare la minaccia della pistola. Mosgan accusa Zuleya di aver scritto la lettera a Ilmaz, ma Zuleya, coraggiosa e disperata, nega categoricamente, ribadendo che Ilmaz stesso l'aveva ordinato di non cercarlo mai più. Mentre Mosgan consuma l'omicidio di Zuleya, mosso da Beice che la dirige come un burattino, Zuleya cerca disperatamente di difendersi, proclamando la sua innocenza e sottolineando che tutto ciò è una trama orchestrata tra lei e Ilmaz. Le due donne si trovano coinvolte in un frenetico scontro fisico, una lotta senza esclusione di colpi, mentre Zuleya tenta disperatamente di sottrarre l'arma dalle mani di Mosgan. Nell'episodio di mercoledì 28 giugno, il destino prende una svolta improvvisa e scioccante. In un attimo di tragica fatalità, il suono assordante di uno sparo riempie l'aria e Zuleya viene colpita. La sua vita appesa ad un filo, mentre la pallottola si insinua vicino al suo cuore. La paura travolge Mosgan, che in preda al terrore crede di aver involontariamente ucciso la sua acerrima rivale, spingendola a fuggire via precipitosamente. Tuttavia, un aiuto inaspettato si presenta nel momento del bisogno. Beice, presente per caso nelle vicinanze, si fa carico della situazione. La zia cerca di tranquillizzare Mosgan affermando che il problema Zuleya è stato risolto, ma la crudele verità è ben lungi da quella rassicurazione. Poco dopo Zuleya viene ritrovata ancora in vita, seppur in pericolo. Fortunatamente i medici decidono di sottoporre a un'operazione rischiosa, ma necessaria, aggrappandosi alla speranza di salvarla. Inizia così un lungo e tortuoso percorso di recupero in cui Zuleya combatte con ogni fibra del suo essere per tornare a una salute piena. Nel frattempo,
Tuttavia, tutti credono erroneamente che Zuley abbia cercato di porre fine alla sua vita con una pistola, ritenendo che nessun'altra persona le abbia arrecato danno. Demir, colto da una disperazione straziante nel vedere sua moglie in convalescenza, finalmente comprende l'orrore delle sue azioni passate e si pente amaramente di aver contribuito a spingere Zuleya verso un gesto così tragico, dopo averla fatta soffrire così tanto. Di conseguenza, quando Unkar prende la decisione di accompagnare Adnan e Leila per visitare Zuleya nella clinica, Demir non mostra alcuna resistenza e accoglie il cambiamento di atteggiamento verso Zuleya. D'altro canto, Beic, dopo aver scoperto che Zuleya è miracolosamente sopravvissuto al colpo di pistola, suggerisce alla nipote di simulare una forma di pazzia nel caso in cui dovesse affermare che è stata la dottoressa a spararle. Inoltre Beic adotta una strategia ancora più astuta. Non smentisce con nessuno la versione secondo cui Zuleya avrebbe cercato da sola di porre fine alla sua vita. Questo inganno genererà ulteriori tensioni e segreti nella complessa trama della storia. Nell'episodio del 29 giugno si prospettano colpi di scena intensi. Mojan farà visita a Zuleya come se nulla fosse accaduto, ma dietro la sua facciata si celano inquietanti preoccupazioni. Inizialmente sembrerà sinceramente interessata alla sua salute, ma una volta rimaste sole la situazione prenderà una svolta oscura. Mojan deciderà di affrontare Zuleya con minacce pesanti, evidenziando il male che ha causato non solo a lei, ma anche a coloro che le sono vicini. Sarà un confronto carico di tensione e rancore. Nel frattempo Sevda continuerà a rimanere a Kukurova nonostante tutto. Unkar, incapace di accettare questa situazione, deciderà di affrontarla direttamente. Interrogerà Sevda sul motivo per cui può restare lì nonostante tutto il dolore che ha causato. Tuttavia la situazione si ribalterà quando Sevda abilmente rovescerà le accuse. Sosterrà che è stata Unkar stessa a distruggere la vita di tutti, compreso il matrimonio con Adnan. Accuserà Unkar di aver cancellato la loro felicità e insinuerà che tra lei e Adnan ci fosse molto di più. Aggiungerà che il suo intento è quello di ferire Unkar rivelando un segreto sconvolgente. Da bambino Demir cercava conforto presso di lei quando era con suo padre, poiché mancava dell'affetto materno nella sua famiglia. Nell'episodio del 30 giugno assisteremo a una sconvolgente svolta della trama. Durante una conversazione con Rashid, Ghafur scoprirà che è stato Atiba ad incaricarlo di scomparire per evitare di essere coinvolto nell'omicidio di Chenkavir. Questa rivelazione lascia Ghafur con una sensazione di potere. Nel frattempo Ghafur contatterà Atiba in modo enigmatico, costringendolo a presentarsi in un luogo specifico con una borsa piena di denaro se desidera evitare che la verità sull'omicidio di Chenkavir venga svelata. Atip, intrappolato, si ritroverà costretto ad obbedire. Quando Atip raggiunge il luogo concordato, si rende conto che è stato Ghafur ad orchestrare tutto il piano. La tensione aumenterà quando Ghafur estrae una pistola per ricattarlo, ma le cose prendono una piega imprevedibile. Durante il confronto, Ghafur scopre che la borsa che Atip ha portato è vuota. Furioso e sentendosi tradito, Ghafur perde il controllo e passa all'azione fisica contro Atip. Durante la colluttazione la pistola cade accidentalmente e un colpo viene sparato, ferendo Atip mortalmente. Ghafur non aveva intenzione di arrivare a tanto e ora il rimorso e la paura lo assalgono. Nel frattempo, nell'ombra dei cespugli, Sermin è testimone di tutto ciò che accade, osservando con occhi spaventati l'esito tragico dell'interazione. Le anticipazioni future poi ci rivelano che Sermin deciderà di confidare l'intera verità a Beice, mentre entrambe mediteranno vendetta contro Ghafur. Mentre Sermin rimane nascosta tra i cespugli, Beice si avvicina alla macchina di Atip per accusarlo di non aver mai mantenuto la promessa di divorziare da Nasiye, distruggendo così la felicità di entrambi. Tuttavia Ghafur si trova con le spalle al muro, consapevole che il suo piano per nascondere il cadavere di Atip potrebbe non funzionare come previsto. Inoltre sospetta che Sermin stia tramando contro di lui e teme che Beice venga a conoscenza dei suoi segreti più oscuri. La tensione e il pericolo si intensificano aprendo la strada a ulteriori colpi di scena. La verità nascosta minaccia di emergere, mettendo in pericolo la vita dei nostri protagonisti. Le anticipazioni di Terramara terminano qui. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale. E come ultima cosa, vorrei ricordarti che Terramara tornerà all'inizio di settembre. A presto, ciao!